Wow, che bello! Ho trovato un cavolo di alveare. Voglio assolutamente vedere cosa potrebbe esserci all'interno. Però non riesco praticamente a vedere nulla da dentro. Oh, sciabolette su sciabolette. Cosa ci sei qua? Un Ender Pearl! Magari se riesco a infilarmi dentro quel buco con l'Ender Pearl, forse posso riuscire a capire che cosa potrebbe esserci lì dentro. Certo, ovviamente. Però per farlo devi lasciare like in questo esatto momento. Lascia like entro 5 secondi per farmi entrare dentro l'alveare e farmi entrare nel mondo delle apette. Vediamo se funziona, dai. Lascia like. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, provo, e vediamo. Dove sono? Oddio! Sono davvero dentro l'alveare degli apette! Ma questa cosa è incredibile, non mi è mai capitata! Oh mio Dio, aspetta un attimo, ma se io voglio uscire come faccio? Oh, qua mi sa che c'è un buco che porta all'esterno, quindi da qua potrei uscire. Molto bene, guardate, questi sono tutti blocchettoni fatti di miele. Wow, che figata! È bellissimo questo posto. Chissà se trovo magari qualche compagno di avventura. Lì c'è tipo una piattaforma. Devo subito andare a vedere cosa c'è. Oh, è quello. Oh, salve, lei è in pace? Oh, che bello! Non mi attacca! Che carino! Ma secondo me se lo faccio fuori mi dà del miele? Vorrei provare un sacco io, però ho un'anima troppo buona per farlo. Mi sa che lo farò dopo. Comunque, oh, ma queste sono delle scale. Sono delle scale fatte di miele. Non ci voglio credere, ma è una cosa incredibile questa cosa qua. Oh mio Dio, non mi è mai capitato veramente di entrare all'interno di un posto dove ci sono delle scale fatte di miele. Non ci voglio credere. Ma quella è una zona con una petta. Salve signorina. Se la spacco mi va incontro, secondo voi? Vediamo, proviamo, sono curioso. Oh, wow, l'ho liberata. Forse ho sbagliato. Cosa mi ha dato? Che schifo, ma è tutto stramega appiccicoso questo blocco di miele. Cavolo, vediamo cosa c'è qua dentro. Beh, ho trovato cose che magari mi servono per fare il miele. Qua è tutto pieno zeppo di miele. Guardate quanto miele. C'è anche il lago di miele. Quante api, mamma mia. Fortuna vuole che non mi attaccano. Ok, va bene, andiamo verso quella piattaforma che voglio subito scoprire che cosa cavolo potrebbe esserci, perché sono troppo curioso e i bambini sono sempre troppo curiosi. E in quanto tale voglio andare subito a vedere. Ok, eccomi qua. Ok, saliamo la scala. Cavolo, sono caduto. Saliamo la scala da questa parte e andiamo a vedere cosa potrebbe mai esserci qua dentro. Wow, cos'è quella cosa? È tipo, sembra incostonata nel miele, non nella roccia. Sembra una spada. Cosa serve? Oddio, l'ho presa. Cosa? Ma è una lancia. Una lancia. Ho trovato una lancia. E wow, Smite 5 in Breaking 3. Ma è fortissima questa lancia che ho trovata. Che figata. Oddio, posso lanciarla magari in giro e vedere cosa accade. Ok, fortunatamente non sta accadendo nulla di sospetto e strano. Cosa? Hai preso tu la lancia? Cosa? No, non sono stato io. Salve, io sono... mi cosa è succedendo? Ma chi è? Non lo so, ha preso la lancia. No. Oh, ma che carino di che cosa? Vi spiego. Oh, davvero, credi che sono carino? No. Sì. Lo teniamo, caro. Cosa, stai scherzando? Ha rubato la lancia, roba che pure lo tengo questo. Ma beh, è così carino. Guarda, ma che col cavolo, che ma non è neanche come noi. Ma noi invece. Oddio, ma che figata. Ma tu hai delle alette e un pungiglione dietro la schiena. Pure tu, sì, che figata. No, non voglio provare. Oh mio Dio, voglio diventare come voi. Voglio diventare come delle abette come voi. Come faccio? Te lo scordi. Sì, che bello. Oh cavolo. Ma scusa, ma quelle ali ti fanno volare. Ti voli con queste ali, vediamo. È bellissimo. Ok, come faccio a diventare una petta come voi? Non puoi. No, ma... Ehi, smettila, non ma è perché vero. Ricorda? Ma perché è così carino? Guardalo. Oh, mi fa sentire così felice. Sì, allora mi insegni a diventare una petta come te? Sì, certo. Ok, va bene. Come arrivo da voi, quindi? Vi seguo? Allora, andiamo... Sì, andiamo a casa nostra. Ok, va bene. Arrivo. Sì. Ok, wow. Ma voi siete agilissimi. Io invece no. Oh, cavolo, tranquillo. Arrivo. Wow.
Dai, manca poco. Non ci posso credere. È bellissimo. Ma è casa questa? Beh. È una casa fatta a forma di ape. È bellissimo. Ti arrivo. Prego entrare. Wow! Guarda qua che carina! Abbiamo un lettino perché volevamo, diciamo, una fettina. E quindi magari potrebbe diventare il tuo lettino. Cosa? Wow, stai scherzando? No, non sto scherzando. Ma c'era una cuccia pronta fuori. Ma una cuccia? Non sono un cane. E beh, non sei anche mio figlio. Ma non è vero, invece lo potrei diventare. Cos'è sto coso? Lo voglio toccarlo. No. No, è roba per i grandi. Dai, dammelo. Ma stai scherzando? Me lo voglio. Dai, lo vuole. E cos'è sto coso? Big Cannon. Che significa Big Cannon? Posso sparare delle api? Ok, non lo voglio, magari evitiamo. Ecco, grazie. Ok, come faccio a diventare allora una petta? Cosa mi serve, mamma? Allora, per diventare una petta avrei bisogno... Facciamo fare quelle cose? Gliele facciamo fare? Che cosa? No! Gliele facciamo che fare, cosa, dai, che cosa? Oh, andiamo! Oh, ok, dove siamo? Questa è la zona di lancio. La zona di lancio? Sì, devi imparare a lanciare con i cannoni. Lancia che hai rubato, anche. Wow! Ah, ecco cosa servono. Wow, sono carichi, quindi devo provare a sparare con i cannoni. Sì. Come funziona? Vai, mettilo. Ok, mettiti bene. E poi fai... Non funziona un cacchio. Perché non va? Ah, no, non mi importa. Io c'ho questa, la mia lancia. Che però ogni volta devo andare a prendere. Uffa, che scatola. Ma sei stato bravo. Me l'hai rubata. Guarda. Ah, guarda, ecco, cara, mi servono le munizioni. Wow. Attenzione. Sì, attenzione. Sei riuscito. Attenzione. Devi andare al centro. E bravo, vai. Ho fatto bene. Quindi lancio praticamente dei cristalli di miele. Di che miele. Figata. Sì. Wow, è bellissimo. Aspetta, allora fammeli prendere. Vediamo se riesco a prenderli. Cacchio, non riesco a prenderli. Dai. Ok. Si spacca da solo. Poi non posso più riprenderli. No. Uffa. Cioè, ne dovrebbero essere altri qua. Sì, ma faccio loro una bella scorta ricca. Ecco qua. Perfetto. Wow, quanto pane. Mi servirebbe per mangiare pure questo. Vabbè, è finito. Posso, possiamo andare? Ma perché mi rompi le scatole? Io voglio rimanere con voi. Falli vedere che sei bravo. Dai, fai l'ultimo. Esatto, aspetta. Vai. Oh no, ho sbagliato. Quasi. Ora sì, ok. No, ho sbagliato. Tranquillo, piano. Non saltare dopo che prendi la mira. Mi mette ansia. Non ci riesco, non diventerò mai una petta fin quando ci sarà lui, mamma. Ti ho sentito. Tranquillo. Stati zitto. Piccolino, sta tranquillo. Tanto ce la farai. Ce la farai. Sarai una bellissima petta. Va bene, allora ci provo, nonostante papà mi criticherà. Ma lo utilizzerò come carburante. Papà, stati zitto. Perfetto. Allora, mi rendo tutto quello che mi serve. Mi prendo molte più cose così almeno. Ecco qua. Mi frego tutte e me li frego. Diventerò una petta determinata e molto, molto astuta. Ecco qua. Sì. Perfetto. Grazie mille, dai, mamma. Dai, che ce la fai? Ok. Ma io credo di aver fatto tutto. Mamma, adesso dove dovrei andare? Dobbiamo andare alla prossima prova. Ok. Va bene. Andiamo. Papà, mi segui alla prossima prova? No. Io odio papà. Mamma, cos'è questo posto? Dobbiamo fare per forza. Sì, così me ne libero. Allora, semplicemente devi andare giù. Ci sta un'armatura. Tu la prendi e torni indietro. Buona fortuna. E perché devo prendere questa armatura? Per essere come noi. Ah, ok. Ce la puoi fare. Tanto. Va bene, vado. Mettila, vado. Ce la fa. Mi sono bloccato. Mamma, sono bloccato. No, tranquillo, stai scendendo. Mi servono dei blocchi. Mi puoi lanciare dei blocchi, mamma, per favore? Sto facendo. Oh no. Che posto è questo? Vado lentissimo. Cos'è questo posto? Oddio, ma è tutto. Ah, no.
Mi sono bloccato, è troppo viscido questo posto, mamma mia. È così tanto unto, è tutto miele. Oh cavolo, devo trovare l'armatura. Dovrebbe pure essere qua da qualche parte l'armatura, in teoria. Ok, bene. You look at the protection auto dive effect. Che significa? Aspetta, non dimmi che mi arrivano adesso delle api addosso, vero? No, non credo. Oddio sì, c'è una quest assassina, devo correre, aiuto! No. Oh, l'ho trovato. Cavolo. Devo sbrigarmi. Devo prendere l'armatura. Fermo. Oh, cosa c'è? Supera la prova prima. Aspetta, quale prova? Aia! Uccidi le abette. Uccido le abette. Ok, va bene. Ok, finito, le ho battute tutte. Oddio, quella è l'armatura che mi serve. Come faccio a prenderla? Ora che hai superato la prima parte della prova, devi superare anche la seconda. Ok, ovvero? È un quiz. Un quiz, va bene. Sono tre domande. Ok, tre domande. Se ok, mi rispondi bene a tutte, ti darò accesso alla mia armatura. Va bene, ok. Domanda numero uno. Vediamo, il nostro miele scade? No, il miele non scade. Buono, bene. Domanda numero due. Sì. Chi sono i cattivoni, le api o i calabro o le vespe? Le vespe, le vespe sono i cattivoni. Sì. Terza e ultima domanda. Se un'ape punge una persona, cosa succede all'ape? Muore, perché pungiglione una parte del suo corpo e viene uscito fuori e gli fa male. Sì. Perché contiene l'intestino, se non sbaglio. Poi non voglio scendere nella scelta. Mi sembri una persona degna per la mia armatura. E vai, posso prenderla? Sì. Certo, è tutta tua. Ok, uno. Oh, un pungiglione, che bello. Uno scudo, wow, uno scudo di miele. Ok. Oh, mi serve la testa. Metterà una petta anche tu. Oddio, la testa da petta c'ho. E vai, ok. Oh sì, le mie scarpe da petta, sì. E poi i miei pantaloni da petta sono una petta come si deve. Finalmente potrò combattere per la colonia. Viva la regina, viva la regina. Sì, posso volare. Oddio. Un pochino potresti poter volare. Devo imparare a volare, devo ritornare dove sono i miei genitori. Ci vediamo, signor Rapeone gigantone, ciao. Buona fortuna, piccolino. Ciao. Ok, finalmente sono diventato un'ape. E vai, che bellissimo. Sono diventato un'ape, devo solamente ritrovare l'uscita per ritornare a casa. Forse da questa parte, olè. Oh, eccomi qua, perfetto. Ok, ci sono vicino. Cos'è questo? Wow! Quante robette che ci sono qua! Ma questi così si possono aprire! Delle candele! Belle le candele! Quante robette! Oh, bene, mi servono delle munizioni, giusto prenderle. Ma quindi questo posto è pieno zeppo di loot di ogni tipo per le api! È bellissimo questo posto! Ok, meglio ritornare a casa allora. Ok, oh, qua c'è un parkour. Wow, delle pallette. Potrei magari fare qualcosa con il miele. Magari posso cucinare qualcosa per mamma e papà. Ok, bene. Devo solo ritrovare adesso la via di uscita. E mi sa che non era qua. Magari la ritrovo da qualche altra parte. Ok, eccomi qua. Se non sbaglio, ero andato verso questa parte. Che bello essere un'ape. Mi piace troppo. Guardate le mie alette, come volo con le mie alette. Oh, ok, perfetto. Ci siamo. Ok, forse è qua. Sì, me lo ricordo. No, qua è dove c'era l'armatura. Ah, me lo ricordo, era da questa parte. Ok, eccomi qua. Oh, sciaboletose, sciabolette. Ecco, ok, bella là. C'è la piscina di... Oh, ecco, è qua. Mamma, papà. Mamma. Sono uscito. Ce l'hai fatta allora. Sì, guarda. Purtroppo. Mamma, ci sono riuscito. Poi non solo che questo carino. Ma ho anche tipo ho preso armature. Ho preso un sacco di cose utilissime, mamma. Taro, non è carino.
carinissimo. Cioè, dai, è perfetto per essere il nostro piccolino. Adesso però devo allenarmi con le ali. Come faccio ad allenarmi con le ali? E papà, e soprattutto, come faccio a farti capire che io sono una degna ape? Tu non mi stai credendo. Non mi stai credendo come sta facendo la mamma. Senti, infatti, facciamo così. Tu zitta, che io non ho paura. Adesso tu vieni con me, andiamo a fare un'ultima sfida per provare a volare e vedere se sei davvero degno. Oh, però dopo questa la finisci di fare tutto la persona scorbutica? Lo vedremo. Piccolino, ce la puoi fare? Sì. Sei pronto? Semplicemente sì, devi fare questo parkour e lì in alto, nella punta rossa, ci sono un oggetto importante che devi prendere, ok? Ok, bene. Allora andrò a prendere quell'oggetto importante e te lo restituirò, papà. Vai, piccolino! Devo solamente essere bravo a saltare. Ecco qua. Ok, ecco qua. Ah, ma brucia! Brucia! Aia. Perché ridi? È qua? No, non è qua. No. Oh, però ci sono delle pozioni importanti che potrei utilizzare. Oh, c'è il jump boost. Devi andare più alto. Oh, questo qua. Wow, cos'è questo? Mamma, papà, ho sbloccato una cosa. Che cosa? Cosa? Non lo so, sembrerebbe essere una bussola fatta di miele. Sì. E cosa mi serve? Che cosa fa? La devo seguire? Sì, ti porta a una cosa carina. Ok, va bene. Allora la seguo. Ma è tanto lontana? Chi lo sa, solo la bussola può dirtelo. Ok, forse sto andando nel verso corretto. Oh, sono entrato dentro una cavernosa caverna. Forse sarà qua da qualche parte. Ecco qua. Oh, 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 oh. Oddio, devo andare sott'acqua. Oddio, l'ho trovato. Sì. Bravo, bravo. Wow, ma cos'è? È un posto bellissimo. Sì. Guarda quanti fiori. Wow. Oh, cos'è questo? Wow. Cos'è? Fa male. Consume the enchant. Attento. È un punto. Oh. Wow. Ma è un fiore che cresce con il quale posso incantare le cose. Sì. Sì. Che bello. È tutto così tanto elegante. Oh, che bello. Mi piace troppo questo posto. Voglio vedere cosa c'è. Ma è il gigante poi. È bello largo. Sì. Vale. Wow. Oh, quanti fiorellini. Che bello. Ah, sono morto. No, no, non sono morto. Sono qua sotto. Sono cosa? Dove sei? Sono qua sotto. Aiuto. Aiuto, aiuto. Aspettate. È che non riesco a volare dato che... Aspetta. Sono bloccato. Ho le alette tutte quante bagnate di miele liquido. Dai, vai, ti spingo. Ecco qua. Ok. Come faccio a volare come fate voi? Pure io voglio diventare una petta. Come faccio? Aspetta. Aspetta, magari se mi concentro e Oh, sono diventata una petta. Guardate, una petta. Volta. Bravo. E vai, ora non, finalmente non stanco più mentre volo. Guarda, papà, guarda. Bravo. Bravo, molto bravo, sì, sì. Oddio, che figata. Posso viaggiare in questo posto bellissimo. Ah, che buon odore che fanno questi fiori, sì. Ah, che buono. Sì. Che buonissimo. Ah, è bellissimo essere una petta. Però quello che mi chiedo è che voi non siete mai stati al di fuori dell'alveare? Cosa? No, 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 no. No, no, noi rimaniamo sempre dentro l'alveare. Esatto. Ma noi non siamo delle api operaie. Sono le api operaie che vanno a fare tutto quello. Esatto, lavoro. Sì. Ma noi, io in realtà provengo da fuori, io. Sì, io provengo da fuori, io sono un umano, non sono una petta. Cosa mi hai fatto fare? Cosa che hai cosa? Fatto? Da dove sei? Perché è un problema. Oh, caro. Te l'ho detto che era una cosa buona da fare. Ma io pensavo che fosse una cosa bella, che gli umani e le pette adesso possono collaborare. No. No. Non si rubano tutto il miele. Ma che schifo. Gli umani sono cattivi. Tutto il miele. Io non volevo. Io. Ma mi esci fuori da qui.
Devo ritornare indietro. Dopo che mi ero fatto una papà e una mamma mielosi. Mi sa che devo ritornare indietro davvero. Non ci voglio credere. Evidentemente devo dire addio a mamma e papà. Anche se loro non gliene importa nulla. Ritorniamo in casa. Wow! Oh, beh, almeno guardo il lato positivo. Ormai sono diventato una vera e propria ape e posso praticamente volare, avere il cannone di api, e posso anche utilizzare la lancia, posso fare un sacco di cose. Se questo video ti è piaciuto, clicca questi altri video, mi raccomando, e iscriviti al canale per altre avventure, perché queste avventure le ritrovi solamente in questo canale. Quindi iscriviti e clicca uno di questi video, che sono certo che ti piaceranno. Su, forza, clicca!